Io chiederei a Luciano Segreto di mettersi in collegamento, io mi sposto anch'io per vederlo, e chiedendogli di stare, se possibile, sui 15, massimo 20 minuti nel presentare la sua relazione che è su industria ed economia di guerra, un grande tema, ma se può in qualche maniera sintetizzarlo per inserirlo nel dibattito e nella sessione di oggi. Prego, Luciano. Allora, cercherò davvero di stare entro al massimo i 20 minuti. Io ho cercato proprio di rispettare in un certo senso anche il titolo generale, Da una guerra all'altra, perché secondo me è uno strumento molto utile per capire proprio che cosa succede nell'apparato industriale della Seconda Guerra Mondiale e come valutare quindi, se vogliamo, lo sforzo bellico, l'efficacia o meno della guerra italiana. In effetti, normalmente si è, parlando della prima guerra mondiale, normalmente si dice il primo conflitto mondiale è stata una sorta di esame di maturità per l'apparato industriale. L'economia italiana era in una fase di sviluppo di grande sviluppo, soprattutto dagli anni 90, la seconda metà degli anni 90, e quello è stato un esame, uno stress test, si direbbe oggi in termini economico-finanziari, che venne superato brillantemente e aggiungerei, e non era così evidente. Nello stesso tempo, però, bisogna anche aggiungere qualche cosa, che proprio le caratteristiche specifiche della prima guerra mondiale, dal punto di vista tattico, operativo e strategico, militare, probabilmente hanno avuto un effetto positivo su quel tipo di apparato industriale. Sostanzialmente le guerre di posizione, la guerra di posizione del 14-18 aveva bisogno di artiglieria e di armamento leggero per i soldati che uscivano spesso inutilmente dalle trincee per guadagnare poche centinaia di metri. Le altre armi erano sostanzialmente assenti dal primo conflitto mondiale. Innanzitutto l'arma aerea perché aveva pochissimi anni di esperienza alle spalle, gli aerei della prima guerra mondiale erano velivoli molto leggeri, con scappi, diciamo, piccola autonomia di volo, scarsa autonomia di volo. I bombardieri erano molto poco utilizzati proprio per lo stesso motivo, perché non potevano penetrare profondamente nelle linee, dietro le linee avversarie. Quindi questo sicuramente portò dei vantaggi importanti a un apparato industriale che proprio si concentrò sullo sforzo bellico con quelle caratteristiche che dicevo dal punto di vista tecnico-produttivo. Fu un successo però evidentemente, perché un'industria che non era stata pensata per la guerra evidentemente, però venne trasformata molto in fretta per il conflitto. D'altra parte la stessa cosa avvenne negli altri paesi. La Germania era l'unico paese che aveva un'organizzazione molto complessa, che peraltro sul piano sostanziale venne imitata dal punto di vista organizzativo, venne imitata da tutti gli altri paesi europei, dagli avversari, ovviamente sto parlando in questo caso, in campo organizzativo con ministeri o sottosegretari per le armi e munizioni, analogamente a quanto era stato creato subito in Germania. Bene, se guardiamo alla Seconda Guerra Mondiale, le cose sono molto diverse, ma direi paradossalmente sono molto diverse. Perché il paradosso? Il paradosso sta nel fatto che proprio la prima guerra mondiale era stata una lezione. Cioè, già nella fase fra l'immediato dopoguerra, 20-21, e i primi 2 anni del regime fascista, il sistema militare, amministrativo militare, e con gli addentellati economici in qualche modo si prepara. Già nel 1923 viene creato il Comitato per la Mobilitazione Civile, che echeggiava ancora
il vecchio comitato per la mobilitazione industriale della Prima Guerra Mondiale, e nelle principali province industriali, specialmente nel nord Italia, vennero creati i cosiddetti osservatori industriali, che erano in qualche modo incaricati di predisporre tutto il sistema burocratico-amministrativo nel caso in cui ci fosse un nuovo conflitto mondiale. Poi nel 1935, anche in funzione della guerra in Etiopia, venne creato, come sapete, forse è stato anche ricordato nei giorni precedenti, il Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra, che poi dopo nel 1940 sarebbe trasformato nel Fabbri Guerra. Allora, dicevo, è un paradosso questo, perché le strutture, come dire, burocratico-amministrative o tecnico-amministrative con addentellati nel mondo economico-industriale erano state create da tempo. Non si poteva dire che l'apparato militare industriale italiano fosse preso alla sprovvista nel caso dell'arrivo di un nuovo conflitto. Il problema è che nel frattempo eravamo in una fase economica e tecnologica, e in particolare per quanto riguarda tecnologie militari, completamente diverso dalla Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale era arrivata, diciamo, in un momento dal punto di vista economico-industriale e delle tecnologie della seconda rivoluzione industriale degli anni 70, 80, dell'Ottocento, a un momento in cui sostanzialmente tutti i paesi arrivavano più o meno preparati nello stesso modo. Ovviamente le dimensioni dei paesi, gli apparati industriali erano diversi, non potevamo certo paragonarci con nessuno in Europa, però c'eravamo anche noi, eravamo presenti appunto con dimensioni inferiori, ma eravamo presenti in tutti i settori industriali, e quindi anche questo spiega perché fu possibile, come dire, passare rapidamente e con successo da un'economia civile ad un'economia di guerra dal 15 al 18. Le tecnologie invece, quelle militari soprattutto, cambiarono molto rapidamente nel corso degli anni 30, e sotto questo profilo evidentemente un apparato industriale come quello italiano non era in grado di reggere il nuovo tipo di confronto che si prospettava nell'ipotesi di una guerra. Era un tipo di confronto industriale che si sarebbe configurato sui grandi volumi produttivi e quindi sulla standardizzazione delle produzioni. Tutte cose che nel sistema industriale italiano erano ancora molto lontane, molto di là da venire, per cultura industriale, per dimensioni del mercato, quindi sto parlando anche di produzioni civili che sarebbero sviluppate secondo la stessa logica, no? E infatti non potevano svilupparsi in questo contesto, come dire, di economico industriale italiano. Quindi noi arrivavamo formalmente preparati con le strutture burocratico-amministrative, ma impreparati sul piano sostanziale. L'esempio migliore sicuramente è il mondo dell'aeronautica, che sarebbe diventato protagonista assoluto della Seconda Guerra Mondiale, insieme ai carri armati. Nel caso dell'aeronautica, l'Italia, come forse saprete, aveva dei primati piuttosto importanti, anche un po' gonfiati, se vogliamo, dalla propaganda del regime negli anni 20, negli anni 30, i famosi raid con Italo Balbo, che era arrivato con squadriglie in Cina e poi in Sud America, mettevano in evidenza che sul piano della performance individuale, chiamiamola così, l'industria italiana, in particolare quella per aeronautica, non era assolutamente inferiore agli altri paesi, ma il problema era
quando si trattava di passare dal modello alla standardizzazione del modello. E sotto questo profilo, evidentemente, noi non eravamo assolutamente competitivi. Anzi, al contrario, facevamo di tutto già negli anni 30 per distruggere quel poco di coordinamento che in linea teorica era stato creato, perché nella logica di far lavorare tutte le imprese industriali del settore aeronautico, il Ministero aveva dato la via a costruzione di molti modelli, ma non in grande numero. Quindi avevamo, come dire, una concorrenza fra imprese aeronautiche. Ciascuno costruiva una o due tipologie di aerei, a seconda caccia, ricognitori o bombardieri, ma in numero relativamente limitato. E questa era la logica in cui il regime aveva sviluppato, dal suo punto di vista, l'apparato industriale italiano, distribuendo commesse un po' in tutte le direzioni. Tutto il contrario di quello che già negli anni 30, seconda parte degli anni 30, avevano cominciato a fare la Germania e gli Stati Uniti, due protagonisti principali del secondo conflitto mondiale, dove le produzioni seriali di massa erano ormai lo standard, se vogliamo. Quindi questo spiega dal punto di vista strutturale perché non arriviamo preparati e perché quando la guerra comincia ad essere, quando l'Italia entra in guerra, immediatamente si nota questo divario spaventoso fra il modo di essere apparato industriale italiano e gli altri apparati industriali. Quindi è inevitabile, per esempio, che noi siamo, come dire, succubi dell'alleato tedesco, dobbiamo seguirlo, non abbiamo, come dire, competenze e capacità per avere iniziative in campo strategico militare, perché ci mancano quelle strutture che ormai erano diventate assolutamente fondamentali per sviluppare un fronte da soli. Ogni qualvolta ci abbiamo provati, come sapete, può essere il Nord Africa o la Grecia, dopo pochi mesi abbiamo dovuto chiedere i rinforzi all'alleato tedesco. Questo mette, secondo me, già abbastanza in chiaro una debolezza strutturale dell'economia industriale italiana di quegli anni. L'altro elemento che vorrei ricordare è il mondo degli industriali. E evidentemente è molto più complesso cercare di capire come reagirono rispetto allo scoppio della guerra. Negli ultimi anni sono state possibili nuove ricerche in archivi privati che hanno messo in evidenza qualche preoccupazione nel mondo industriale già prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Già alla fine degli anni 30, 38, 39, prima della guerra, l'idea che l'Italia potesse entrare in guerra e lo facesse a fianco della Germania veniva guardata con grandissima preoccupazione. Da lì a pensare che però il mondo industriale italiano fosse in grado di impedire o di far sentire una voce contraria, il passo è lunghissimo. Abbiamo qualche elemento nuovo, io stesso che ho scritto in un articolo uscito l'anno scorso su Studi Storici, usando diverse carte, quelle di Volpi a quelle dei diari di Pietro Marchi, da cui si capisce che c'erano settori dell'ambiente economico industriale italiano che pensavano ad una uscita dalla guerra, magari preceduta da un riassetto politico istituzionale. Volpi, per esempio, già negli anni 30 veniva visto a Londra come un possibile successore di Mussolini. Queste voci si riproposero nel 1942 e anche fino al 1943. Ci sono dei documenti al Foreign Office dove si ripropone il problema.
Ormai la guerra, diciamo, anche tra gli alleati, in termini strategici, la decidono gli Stati Uniti, che chiusero assolutamente a questa ipotesi. Quindi nell'ultima parte della guerra, dal 1943 in poi, il mondo industriale italiano comincia a riposizionarsi. Questo è abbastanza noto, oramai casomai escono un po' di conferme. Si comincia a riposizionare attraverso contatti che vengono presi con i vari CLN regionali, elargendo somme anche piuttosto consistenti a favore della resistenza italiana, in qualche modo preparandosi al dopoguerra. Quindi sotto questo profilo c'è qualche elemento che fa capire, che conferma, insomma, che la guerra, anche sotto questa angolatura, stava prendendo ormai una strada completamente diversa. Un'ultimissima considerazione, che è solamente come dire, di carattere proprio a volo d'uccello, superficiale, ma che è sintomatica. Nella prima relazione di stamattina è stato notato che le iscrizioni all'università aumentarono notevolmente negli anni di guerra. Aggiungo appunto che l'università, proprio per questo, non chiusero mai, ma soprattutto non venne mai dichiarata la mobilitazione generale, come invece era stato fatto nella Prima Guerra Mondiale. Non vennero mai chiuse le borse di Milano e di Roma, come invece venne fatto durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi ci sono elementi che fanno capire come... io la breve nota che avevo mandato appunto ieri sera a Patrizia, ho scritto, è una sorta di drôle de guerre all'italiana. Siamo in guerra, da anni idealmente l'abbiamo preparata con una propaganda piuttosto roboante, ma poi si fa finta di nulla. Per dire l'ultima cosa banalissima, i campionati di calcio non vengono mai interrotti, se non nel 43-44, quando vengono organizzati dei tornei che non sono riconosciuti dalla FIGC. Mi pare c'è una cosa buffissima, dice che uno di questi tornei l'ha vinto i Vigili di La Spezia, che a distanza di decenni rivendicano questo come un titolo nazionale. Ma per dire appunto che era veramente una drôle de guerre quella che era iniziata nel 1940. Ma al di là delle battute, credo che gli elementi strutturali mettevano in evidenza che questo apparato industriale non era fatto per una guerra, era fatto per altre cose, e dopo la Seconda Guerra Mondiale lo dimostrerà molto rapidamente. Qualche anno fa Vera Zamani e degli altri colleghi specialisti sull'industria bellica avevano pubblicato un libro dal Mulino col titolo molto significativo, Come perdere la guerra e vincere la pace. Credo che quel titolo, come dire, configuri molto bene le poche cose che ho cercato di riassumere questa mattina per dare un mio contributo. Mi fermo qui, quindi, e vi ringrazio tanto per la vostra attenzione. Grazie Luciano, rimani online, così cercheremo di fare un brevissimo dibattito. Io vorrei consegnare entro mezzogiorno alla seconda sessione, perché sennò non riusciamo a terminare.